Segui La 7 anche su Instagram. La 7, ovunque con te. Quindi io voglio fare un'ultima domanda su una questione che ho trovato abbastanza inquietante, francamente, che è il caso Richetti. Perché la trovo inquietante? Perché stanno venendo fuori molte cose abbastanza impressionanti su quella, su quella persona che continua a dire di non essere quella di Fanpage, che c'è anche questa... Cioè, esiste tutta una vicenda con una donna che è stata a questo punto identificata, che ha al suo attivo molte truffe, molti processi, molte querele, e che però al momento non si capisce se è davvero la persona che ha sì, fatto... Lo è. Perché noi abbiamo avvertito, sì, perché noi abbiamo avvertito Fanpage. Quando Fanpage ha chiamato, gli abbiamo dato i numeri dei PM, gli abbiamo spiegato che aveva dei precedenti, gli abbiamo detto questo, e loro hanno continuato a dire sì, però noi la mandiamo in onda. Dopodiché che hanno fatto? Una cosa da vigliacchi, l'hanno mandata in onda anonima, mettendo la foto profilo di Richetti tagliata qui, quindi era riconoscibilissimo. E noi non abbiamo fatto finta di niente, abbiamo detto ok, volete discutere, sì, ecco, di questo? Questa è una cosa importante che voglio dirvi a casa. Le persone che hanno detto quel senatore Enrichetti, nonostante devo dire che girassero già nel nostro mondo pettegolezzi da molto tempo, non su questa, l'ha detta Azione. Azione, sì, ha detto Enrichetti. E aggiungo, Azione non ha detto il nome della donna, perché noi non abbiamo esposto ha mai detto nessuno. Ok? Dopodiché, questa signora è denunciata per stalking da Enrichetti da un anno, ha confezionato un dossier che ha girato a tutti. Tutti quanti le redazioni la hanno ricevuto. La prova regina sono dei messaggini che Richetti le avrebbe sono mandato. Sono totalmente falsi. Che Richetti dice essere falsi. No, ma non solo dice di essere falsi, dice un'altra cosa. Dice, questo è il mio telefono, prendete, fateli valutare da un tecnico informatico, fateci vedere questi messaggini. Fanpage dice, io non me li faccio vedere, perché non vi dico che è questa la signora. Ed è l'incubo di una persona accusata anonimamente. Per la cui signora non si... oggi nega di essere lei quella, no, di Fanpage. No, è più sottile. La signora nega le ricostruzioni stampa, che vuol dire tutto o vuol dire niente, ma è lei, allora, perché noi l'abbiamo detto a Fanpage e Fanpage ci ha detto no, ma noi poi mettiamo, ma ha detto visto l'ho fatto anonima di che? Io trovo inquietante questa cosa per tanti motivi, lo trovo inquietante anche da donna, perché certo, penso che una cosa del genere rischia di essere proprio veleno gettato in un pozzo in cui invece esistono tanti casi di, certo, molestie, tante denunce sacrosante e tante donne che non vengono credute. Ma, anzi, quindi credo che questa roba lascerà dei danni giganteschi, molto profondi, e mi preoccupa moltissimo. Detto questo, però mi faccio una domanda, una cosa importante. Il messaggio è denunciate, perché se subite una molestia dovete denunciare, perché Richetti non è denunciato da nessuno. Allora, posso farle una domanda? Lei, sì, è certamente una persona, detto bene, coraggiosa, detto male, imprudente. Cioè, io l'ho vista prendere posizioni nella vita anche certe volte, insomma, rischiose. In questo caso le faccio questa domanda, ma lei mette davvero la mano sul fuoco su Matteo Richetti? No, perché lei sta, perché conosco... su questa vicenda sta mettendo in gioco se stesso, sì, certo, il suo partito, certo, e non solo la reputazione e la carriera di Matteo Richetti, ma quella di Carlo Calenda e di Azione. Scusi, io è da un anno che conosco questa vicenda di stalking, ok? Messaggi inviati alla figlia di Richetti, messaggi inviati alla compagna di Richetti, messaggi inviati alla famiglia della compagna di Richetti. Questa signora ha fatto questo 100 volte, ok? E l'ha fatto con aiuto di un tecnico informatico che ha fatto altre e ne usciranno tutti i giorni sui giornali. Cioè la signora ha un hacker che l'ha aiuta. Aiuta. E queste cose usciranno sui giornali prossimi, perché poi alla fine la verità emerge. Quello che c'è di dato oggi, sapete che c'è? È un senatore, una persona per bene, che è stato distrutto da una denuncia anonima di un sito che sotto campagna elettorale ha deciso di prendere per buono un dossier che avevano tutti i giornali italiani, e tutti i giornali italiani, dopo aver visto i precedenti, cioè le condanne per calunnia e stalking della signora, più tutti i carichi pendenti, hanno preso e hanno buttato. Però che il fatto che una donna abbia avuto dei precedenti non impedisce allora, poter fare una condanna. Allora mi dica una cosa, lei come si difende un uomo che non è stato denunciato per molestie, che ha denunciato una donna per stalking? Questa donna va in televisione anonimamente, quindi quell'uomo come si difende? Cioè si deve buttare da una finestra, perché non c'ha possibilità di difendersi. Se tu dici, si difende come ha fatto Richetti dimostrando con le prove, sì, che ha ragione lui. Sì, ma se tu dici non mi hanno mai denunciato, ti rispondono, ma molte donne non denunciano. Se tu dici, ma io gli ho fatto una denuncia per stalking, la risposta è di Fanpage, ma noi non ti confermiamo che è una lei... pagina molto, e allora, scura, scusi, e molto limacciosa. E allora come dire, andiamo avanti? E allora come andiamo avanti? Perché noi siamo reduci da un regista famoso internazionale che è stato arrestato all'aeroporto di Bari
per violenza sessuale per una donna che gli diceva che l'aveva sequestrato per 2 giorni e poi era la donna che lo stava minacciando. Allora quello che io voglio dire è che ogni volta che succede questo, chi ci va di mezzo? Ci vanno di mezzo quelle che vengono molestate sul serio. Di mezzo le donne, quello che mi preoccupa tanto. E vanno denunciati, perché c'è un atto. Comunque Carlo Calenda mette la mano sul fuoco su Matteo Richetti. Questo io lo metto la mano dire. Sul fuoco, ma io lo sto mettendo da quanto? E i fatti mi stanno dando totalmente ragione. E vedrete, ogni giorno ce n'è una. Oggi ce ne sono altre. Oggi c'è la storia di quello che ha fatto verso Report, quello che è stato fatto in altri casi, quello che è stato fatto con un centro estetico. Quante ne vogliamo? Prima che questo poveraccio possa dire, come ha detto oggi, per favore, basta. Basta, tanto allora, li abbiamo denunciati. Guardi, allora, Fanpage è stato denunciato. Quindi dovrà produrre questi messaggi. Io spero, tra l'altro, che appunto la magistratura se ne occupi e faccia il suo corso, perché chiarire questa vicenda servirà a tutti noi. Questo ne sono perfettamente Comunque, convinto. Possiamo dire che un uomo che viene denunciato che viene accusato anonimamente senza denuncia, ha il diritto di essere considerato innocente fino a prova contraria, non di essere infangato sì. da tutto il Partito Democratico? Da tutto il Partito Democratico. C'è uno che ha fatto un meme, un direttore del partito, un dirigente del Partito Democratico, dicendo da qui con la vittima, cioè nel lato buono, da là con il carnefice. Possiamo dire che questa cosa è invereconda e che non allora, si può accettare? Diciamo che purtroppo nella campagna elettorale buttarci dentro questa vicenda velenosa fa danni ai partiti politici, ma fa danni anche alla storia delle donne, che è il vero tema. E naturalmente se verrà confermato che Fanpage ha preso una toppa clamorosa, anche al giornalismo. Io naturalmente lei ma capisce lei bene fatto, che devo aspettare i fatti. Posso chiedere una cosa, ma se lei arrivasse una persona che dice io voglio denunciare anonimamente un senatore che non ho denunciato alla Procura della Repubblica, diciamo che in mezzo alla campagna elettorale, scusi, con un precedente di calunnia e stalking, lei lo fa o no? Quantomeno verificherei che i messaggi sono originali, quella è una cosa molto importante, sì, credo può... che lì sia il punto veramente appunto. Centrale. Carlo Calenda, in bocca al lupo. Viva il lupo. Pubblicità.